Comincia oggi una quaresima all'insegna della penitenza, come tutte le quaresime, ma anche all'insegna di una preghiera incessante per la pace. Ci troviamo nella cappella, anzi nella sagrestia della cappella del terzo piano, la cappella grande di Casa Sollievo della Sofferenza, dove tra poco alle 11:30 comincerà per la prima volta in diretta su Padre Pio TV la celebrazione eucaristica di questo mercoledì delle ceneri, presieduta dall'arcivescovo di Manfredonia, Vieste San Giovanni Rotondo, Padre Franco Moscone, che è anche presidente di Casa Sollievo della Sofferenza e direttore generale dei gruppi di preghiera, che è qui con noi e che ieri sera a Manfredonia, cioè nella sede in cui c'è il titolo principale più antico della diocesi, si è svolta una manifestazione di solidarietà al popolo ucraino. Il significato di questa manifestazione? Beh, il significato è doppio. Prima di tutto era la risposta all'appello del Papa che tutti i cristiani e i credenti si mettessero in piedi per dire che la pace è possibile e che la pace è l'unica possibilità che dà garanzia. La seconda motivazione era quella di muoverci non solo come chiesa locale, ma cercando di aggregare attorno a noi tutte le realtà della società civile. Ecco allora che siamo riusciti a coinvolgere sia l'amministrazione comunale che è intervenuta e che nei giorni precedenti già aveva cercato di avviare canali di collegamento, soprattutto con le persone ucraine, tante donne che vivono e lavorano sul nostro territorio, per cercare aiuti da inviare nelle terre di guerra. E tutte le altre istituzioni locali, in particolare le scuole. Attraverso gli insegnanti di religione si è cercato di attivare, di far riflettere soprattutto i ragazzi più grandi, quelli della scuola secondaria superiore. Abbiamo avuto oltre, mi hanno detto, oltre 800 risposte, che è un bel numero, utilizzando un video ovviamente che aveva l'intenzione di portare maggiormente a conoscenza la situazione locale e anche le origini antiche, ecco, di questo conflitto e di questa guerra. E i giovani, i ragazzi hanno risposto bene ed erano presenti in massa, direi, ieri sera nel freddo di Manfredonia e hanno presentato anche una loro breve sintesi, partendo da un testo di Primo Levi che ci ricorda un'altra invasione, quella da cui partì la Seconda Guerra Mondiale, fu anche lì invasione dell'Ucraina, ecco, oltre che della Polonia. E diverse altre associazioni locali presenti sulla città. Quindi, a mio giudizio, è stato un momento veramente ben riuscito. E anche il freddo e il vento non ha bloccato, ecco, questo momento di solidarietà e di volontà, ecco, di essere presenti per dire che vogliamo lavorare per la pace, che ci interessa la pace e nessun'altra forma di azione. Peraltro, ieri sera ha rilasciato una testimonianza una donna ucraina, Oksana. Sentiamo un breve stralcio di questo intervento. La nostra terra purtroppo adesso attraversando un bruttissimo periodo. Sta sanguinando, sta lacrimando. Purtroppo abbiamo la guerra a casa che nessuno poteva immaginare. La guerra che è arrivata, diciamo, 8 o 6 giorni fa, mandano su nostra terra la guerra, già con loro sta dal 2014. Noi da 8 anni che combattiamo, cerchiamo di mantenere le nostre territorie. Oggi la situazione si è aggravata. Purtroppo siamo stati invasi. Oggi le abbiamo bombe sulle teste, le carri armati che passano sulle nostre terre. I nostri bambini purtroppo devono nascere nel metropolitano, i malati non hanno le cure, non hanno niente. Proprio ieri è stata una giornata più dura delle altre tre. Le nostre grandi città, Kharkov, è stata bombardata, quasi azzerata, con tutto il popolo civile.
la mortalità è assai, anche purtroppo i bimbi. Non so, noi che siamo un popolo civile, un popolo che stava sempre per la pace, non cercavamo mai le guerre e oggi purtroppo siamo bombardati. Speriamo tanto che il mondo ci aiuterà a uscire da questa situazione. Noi vogliamo soltanto la nostra terra, la nostra pace, la nostra sovranità. Non siamo mai invasi negli altri territori. Questa è la cosa brutta e purtroppo ci dobbiamo amico avere a casa nostra. Padre Franco, e ora, al di là della solidarietà espressa verbalmente, coralmente durante questa manifestazione, questa solidarietà si farà concreta e questa sera nella cripta del Santuario di Santa Maria delle Grazie, dinanzi alle spoglie di San Pio della Pietrelcina, presieduta da lei, si farà anche preghiera. Beh, la solidarietà si manifesta attraverso le tre opere che la giornata di oggi, l'inizio della Quaresima, Gesù stesso ci ha affidato. Non ce le ha affidati per un giorno, ecco, ce le ha affidate come stile di vita cristiana, che sono la preghiera, il digiuno, che è finalizzato a togliere per ridistribuire secondo giustizia, per mettere a disposizione, per collegarsi con chi ha bisogno, e ovviamente l'elemosina, quella che si chiama l'elemosina, che è la generosità fattiva. Quindi questa sera, domani sarò al santuario di San Michele, ecco, per sottolineare in modo particolare l'impegno e il dovere della preghiera. Siamo convinti come cristiani che la preghiera ha la capacità di toccare due cuori, innanzitutto il cuore di Dio e il secondo i nostri cuori, e attraverso i nostri cuori toccati dal cuore di Dio, forse anche i cuori di chi sono chiamati a prendere decisioni, e non sempre sono decisioni semplici o decisioni secondo il Vangelo, farle diventare decisioni evangeliche, che significa pace e solidarietà. L'Italia ha scelto di aiutare l'Ucraina attraverso l'invio di armi. È una strada che come Chiesa possiamo condividere? No, io lo dico con forza, assolutamente non la possiamo condividere. Se scegliamo una via del genere, oltre a mio giudizio, a essere contrari al numero 11, all'articolo 11 della Costituzione italiana che ripudia la guerra e non va a fare distinzione se è una guerra fatta da noi o una guerra fatta da altri. Ripudia la guerra e basta, perché la guerra è unica ovunque si combatti. È la stessa logica, lo stesso sistema. Una scelta del genere, come cristiani e come Chiesa, e spero anche come CEI, venga fortemente contestata e disdetta. Non è una scelta cristiana e, a mio giudizio, non sono un costituzionalista, non è neppure una scelta secondo diritto italiano. Se vogliamo trasformare l'Ucraina in un'altra Siria o in un'altra Libia o in un Iraq, questa volta però sul territorio dell'Europa, nel cuore dell'Europa, basta che gli inviamo armi. Questa guerra durerà per decenni. E speriamo che così non avvenga, e speriamo che attraverso la nostra preghiera il Signore davvero illumini le menti di chi ha il potere decisionale. Restituiamo Padre Franco alla sua veste di pastore, tra un po' intonserà i paramenti liturgici, e con lui parteciperemo a questa concelebrazione eucaristica per l'inizio della Quaresima. Restituisco la linea alla regia.